La cosa è successa, avevo circa 20 anni, io no, sono del 29, quando ho cominciato tutto questo. E le riprese sono cominciate nel febbraio del 50. Del 50, Sì. quindi io sono del 29, avevo Certo. 21 anni. La mia professione terminava lì, e Sì. lì agli anni precedenti, lì c'era una sala da ballo. C'era la Sì. famosa sala da ballo all'aperto, c'era un gioco delle bocce, Ma subito pensa. dopo la guerra. C'era proprio una Praticamente, specie sì, di circolo, come si sì. chiamava quella sala da ballo? Sì, era. Infatti dopo è Ha stato. avuto Dopo diversi no, è diventato aspetti. un Esatto, night perché io mi ricordo quando noi abbiamo aperto era un club. No, no, night. per noi invece era proprio una sala da ballo. Sì. Allora, finita la guerra, tutti cominciavano ad Eh uscire, sì. a ballare, e qui hanno fatto una bellissima sala da Ma ballo, dai, sì. interna, sì, dove. E noi ragazzi allora andavamo a ballare perché in strada, intorno, perché sentivamo la musica, ma non avevamo i Sì, mezzi sì, di. sì. E questo sì, questo era da soli, però non c'era niente. L'ultima Certo. casa è. Sì, no, le case che ci sono adesso. Sul lato destro c'era, tranne qualcuna c'era, a Sì. questo posto c'era appunto la sala da ballo, le Away si chiamavano. Ah. Ecco, le mette, la sala da ballo era le Away. Leo, Le pensa Away, te. sì, ecco. Prima del Le PD, Away la erano, cambiata sì, di certo. Certo, Esatto, belle questa è c'erano. l'ultima cosa. Qui c'erano le Away, sì, Ecco qua. era l'ultima casa. Poi qui hanno costruito appunto Ed questo, era una poi è sala da diventato un ballo, nightclub pensa, sotto, non lo sapevo questa piuttosto. cosa io della sala da ballo. Vabbè, però avevamo saputo che qui succedeva, c'era qualcosa di nuovo, sa, la novità nella zona, girano qui, e quindi scappate ne facevamo qualcuna per vedere le cose. Non sempre, perché allora lavoravo, ma quando era il tempo un po' libero si arrivava qui, tanto vero che un giorno c'era. E questa era una cosa ridicola. La signora che diceva: è nevicato, come è nevicato? Siamo arrivati su cosa e poi era farina bianca gettata Certo. sul bastione della ferrovia per vedere questo film. E abbiamo trovato tutte queste cose, c'erano tutte le comparse, tutta gente che non so. Qualcuna forse magari l'ha presa anche in questo rione di comparsa, non credo, perché non mi ricordo. Questi però erano tutti prati qui praticamente, qui non c'era niente. Lui ha svolto tutta una zona, dal bastione della ferrovia a tutti i prati che erano qui, dove lui praticamente ha girato questo accampamento di persone. E qui c'era niente, c'era solo in fondo qui dove adesso c'è qualcosa della cascina rosa. Più avanti, C'erano tutti i sì. terreni di questa cascina rosa, ed erano tutti terreni coltivabili, non erano prati proprio, erano terreni Sì, coltivabili. c'è un'attività agricola intorno alla cascina Tutta rosa proprio ancora, visto sì. partire tutto quanto, diciamo, che poi la cascina rosa è continuata per un bel tempo. Sì. Cioè, poi si era ritirato un pochettino, cioè Sì, i terreni hanno cominciato a diventare di altro dominio, quindi si era sì. Sì. fatta qui nella zona, c'era il comune di Milano che aveva le via Pasolini, però è sempre stata chiusa come via al traffico, no? E c'era, lì si fermava. E c'era questo viottolo che permetteva di arrivare in Largo Murani, esattamente, dove c'era poi l'ingresso della cascina. Esatto, sì. Esatto, perfetto. Poi, Certo. per rivedere le fotografie ti ricordi anche molte più Vero che cose. alla fine tornano le cose, E si vedono le certo, vecchie foto, perché poi, sì. no, quando c'ero io, E fino a Piazza Gorini c'erano tutti i prati, e certo. c'era l'istituto Vittorio Emanuele, che era poi diventato. Il BESTA. Anche il no, No, Vittorio Emanuele Tumori. tumori, e i Era tumori era solo lì piccolo, c'era BESTA. l'ingresso in Piazza Gorini. Piazza Gorini c'era l'ingresso dei tumori, Sì, era istituto Piazza Vittorio Gorini. Emanuele, certo, sì. Sono Il sempre fotogramma sulla del film Vittorio, con sono tutti, nella finestra diciamo, intorno allora e dicevo i compare. barboni. In gran parte erano comparse prese dalla strada, Sì. con alcuni attori professionisti che Sì, erano vabbè, Stoppa, la Stoppa, Cederna, me la ricordo la tutti. Carena, Anna La Carena. Carena, scusi. E
Anna Karenina, io ci ho lavorato con Anna Karenina, ma pensa, gioventù da ragazzina. Ah sì? Sì, ho fatto delle... avevamo fatto subito dopo la guerra, sì, con Anna Karenina, e aveva messo una compagnia, cercavo dei giovani. Piazza San Carlo c'era questo teatro che poi è stato eliminato con Anna Karenina, mi ricordo. Sì, sì. Cose, ecco, si ricordano cose che... Io abitavo qui un po' più in là, in via Ingegnoli, via Porpora, via Ingegnoli, sì, sì. Dazio era Loreto. Sì. Poi l'hanno portato in viale Lombardia, a Milano. Sì, 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 perché Milano praticamente termina dove c'è la ferrovia. Sì. Oltre alla ferrovia hanno fatto il tunnel, quando hanno fatto la ferrovia. E quindi di là era comune di Lambrate. Sì. Noi dicevamo a quelli che stavano di là, gli amici, che volevano il passaporto per entrare di qua, sì, che eravamo milanesi. È vero.